Il 2011 sarà l'anno in cui la Quintana consoliderà il proprio percorso di cambiamento, sia attraverso i propri organici, confermati dalla recente rinnovo dei comitati di sestiere per il prossimo quadriennio, sia mediante una serie di iniziative finalizzate a far conoscere la rievocazione storica fuori dei nostri confini. Intanto l'attaccamento alla Quintana è stato dimostrato dai numeri altissimi alla tornata elettorale che hanno attivato l'85,73% degli aventi diritto al voto. Da sempre con le elezioni dei nuovi comitati è un punto di arrivo e di partenza o di ripartenza. Ovviamente il programma canonico è quello che ormai è inserito nel contesto della Quintana e quindi non abbiamo nient'altro da fare che ripeterlo e vederlo, però dobbiamo sempre più qualificarlo. Pertanto l'amministrazione si cura in maniera particolare di come meglio organizzare e accogliere i turisti, perché senz'altro questo noi vogliamo. Uno sforzo che in attesa della ufficializzazione dei risultati vede già quattro sestieri nell'assegno della continuità, mentre Porta Tufilla e Porta Maggiore, con rispettivamente la figura di Francesco Mazzocchi e Antonio De Angelis, potrebbero intraprendere strade diverse rispetto al passato. Prima di tutto dobbiamo vedere i rinnovi dei comitati e le nomine. Questo è il primo punto di base per fare la parte prettamente tecnica. Poi abbiamo con il centro studi sui giochi storici per portare avanti la parte prettamente culturale, terzo e non ultimo, la vita dei sestieri tutto l'anno. Dati che comunque andrebbero a confermare la necessità sempre più di far crescere l'importanza e il prestigio di una manifestazione che anche a detta del sindaco Castelli è ciò che più di ogni altra ricchezza cittadina identifica il territorio in Italia e nel mondo. E il mio compito è stato soprattutto quello di riordinare da un punto di vista regolamentare gli statuti della Quintana, in maniera tale da consegnare ai nuovi capi sestiere anche un meccanismo più agevole, più fluido e più chiaro anche nell'organizzazione. Quintana ha queste due valenze: da un lato un grande strumento promozionale, turistico, culturale che può consentire alla nostra città di alimentare questo nuovo modello economico fondato sul turismo, sulla cultura, sulla grande appetibilità di questa città così straordinaria, io sono solito dire almeno a livello europeo. Dall'altro il fatto sociale, cioè la Quintana e i sestieri come strumento di aggregazione, di educazione per i ragazzi, come un momento dove la competizione è massima nel mese di luglio a Sant'Emidio, ma che comunque esprime durante l'intero arco dell'anno anche un valore di elemento sociale che consente agli ascolani di crescere, di dibattere, di fare quindi socialità.